Benvenuti alla 59esima parte di Kingdom Hearts 358/2. Oggi andiamo finalmente alla missione della città di Halloween, che è un po' l'ultima delle missioni della città di Halloween. Almeno il boss di questa missione è quello più forte, se non ricordo male. Eh? Dove sono finiti tutti gli Heartless? Tutti quegli strani palloni? Da dove l'ho letto, Heartless? Boh, non lo so. Allora, ci sono 8 scrigni e 3 stemmi. Quindi sarà una lunga missione. Ma lo sapevo già. What? Nessuno? Nessuno è Heartless? Beh, in fondo sto indagando sulla scomparsa degli Heartless, quindi è normale. Anche qui niente palloni, né Heartless. Deve esserci una spiegazione. Eccone uno. Un Heartless. Ecco la spiegazione. Ehi, è quella cosa di prima. Oh, addio. Non ti fermare, stupido. Che cosa? Divora gli Heartless? E non è l'unico. Oh, cavolo. Ok, sono parecchi. Beh, non dovrei... Wow, uno era dietro di me. E non sono riuscito a colpirlo. Forza, vieni qui. Wow, mi hai fatto male. Beh, non più di tanto, ma... Uff. Come faccio a ucciderli senza farmi colpire? Ok, uno è andato. Qua c'è uno... Oh, mi è venuta un'idea. Forza. Ehi, ho un confetto per te. Cavolo, si è infilato proprio nell'angolino dove non lo posso più spingere. Oh, ma questo sì. Addio. 3, 2, 1. Boom. Oh, ti sei fatto male, poverino. Aia. Ti sei vendicato però, eh? Ultima combo. Vieni qui. Ok, questo è andato, ne manca solo uno. Non ci sono esplosivi vicino, quindi dovrò occuparmene io. Aia. Ancora un po', dai, muori. Poi, perché ho la brutta sensazione che non siano gli unici? Ma perché ovviamente non sono gli unici. C'è già la schermata in basso. Nella schermata in basso si vede già che c'è un boss. Che sono quelle cose? Che razza di creatura può nutrirsi di Heartless? Non ne ho idea, ma lo scopriremo. Questo spiega perché gli Heartless sono sempre di meno. In teoria è una cosa buona. Forse dovrei andare a vedere cosa sta succedendo fuori città. Sì, è una buona idea, ma prima... Facciamo un volo di ricognizione. Ecco, lo sapevo che c'era qualcosa. Ok, altro? C'è qualcosa qui? Sembra niente. Ok, non c'è niente. Sbagliato tasto. Ok, andiamocene. Continuo a sbagliare tasto. Andiamo a vedere cosa succede fuori città. C'è nessuno? Ok, non c'è nessuno. Oggetti... Emblemi volanti? No, niente. Ok, anche qui sembra... Oh, c'è uno scrigno. Formula Tundaga. A proposito, l'incantesimo Tundaga non l'ho ancora trovato.
E nemmeno Blizzaga, se per questo. Scappiamo! Te l'avevo detto di non prendere quell'affare! Come facevo a sapere che sarebbe diventato così grande? Da cosa stanno scappando? E perché tu stai andando a controllare? Oh cavolo, ancora? E tu che ci fai là sopra? Beh, un problema alla volta. Sono quattro problemi. Bombe, mi servono bombe. Niente? Nemmeno un petardo? Niente di niente, eh? Molto gentili, allora prima di affrontarli faccio un volo di ricognizione. Sembra che non ci sia niente, magari andando qua sopra. Aia! Ok, tu sarai il primo. No! Anche a costo di sprecare tutte le magie possibili e immaginabili, tu sarai il primo. Ok, la magia ha preferito colpire qualcun altro. What? Non l'ho sfiorato nemmeno. Posizione scomoda che ti sei scelto. Vediamo se ti piace questo. Oh, sei debole alla magia, eh? Basta! State rompendo tutte le scatole. Avrete tutti la stessa quantità di legnate, non vi preoccupate. Wow! Ho visto uno stemma. Grazie, non l'avrei mai visto se non mi avessi sparato in alto. Ok. Dai. Un attimo, ma sono 5, non sono 4. Sarà una cosa un po' lunghina. Ok, uno è andato. Oh, gli altri hanno tutta la vita. Forza. Dai, vieni qui, non farti pregare. Ok, continuiamo così, sta andando bene. Perché ogni tanto i miei colpi non lo sfiorano? Vai. Ok, dai, dai, ecco fatto. Oh, un oggetto. Chissà che cosa mi dà. Componente C. Ok, è una cavolata. Oh, adesso mi hai fatto arrabbiare. Prendi questo. L'ultimo te lo do così. Stai fermo. Ok, un altro componente C, sì. Ok, andiamo. Maledetta zucca parafuoco. Adoro il fuoco che devia la traiettoria. Ah sì, dai, un altro. Ma tutto si fa. Tutto riesce a bloccare il fuoco. What the f... Muori. Ma droppano tutti un componente C? Tu muori invece col ghiaccio. Ghiaccio del cavolo, non serve a niente. Più tu hai scelto un ottimo posto in cui crescere, eh? Scendi giù, veditela da uomo a uomo. Anzi, da nessuno a pianta nera di carnivora spinosa, quello che cavolo sei. Aliena forse anche. Dai, l'ultima combo, sei spacciata. Forza! No! Sono caduto. Dai, 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 no, 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 no. Odio questa collinetta. La odio con tutto il cuore. Vieni qui. Scendi. Oh, sei spacciato. Fiu, fatto. E adesso tocca allo stemma. Ora è il momento di scoprire che cosa c'è laggiù. No, ora è il momento di prendere lo stemma. A scoprire cosa c'è laggiù ci penso dopo. E poi ci sono ancora delle aree da esplorare prima di andare dal boss. Ok, va bene così, va bene così. Yes!
Preso. C'è nessuno? Oh, uno scrigno. Uno scrigno. Oh, due scrigni. Oh, questo non era uno scrigno. Odio quando mi fanno questo tipo di cose. Oh, sono tornato normale. Ora ti faccio saltare in aria a qualsiasi costo. Ah, ci sei cascato. Ok, sono tornato normale. Non mi sembra ci sia altro. Andiamocene. Forza, è il momento di incontrare il boss. E sono senza pozioni, ottimo. Mi sono di nuovo dimenticato di preparare. What? Ah, ok, non c'è ancora il boss. Speriamo che in qualche scrigno ci siano delle pozioni. Me ne frego dell'argento e di cavolate varie. Soprattutto dei cristalli ardenti che sono uno degli oggetti più comuni al mondo. Almeno in questo gioco. Lì c'è un altro oggetto. Gemma gelante. Odio, odio per i programmatori che mi mettono sempre pozioni a tutto spiano nelle missioni inutili, ma poi nelle missioni in cui servono mettono oggetti inutili. Ah, andiamo. Dovrò usare un'energia. Forza, sono pronto. Salve. Non è la cosa giusta da dire a un boss, ma salve. Oh, ma è un Earthless anche lui. Quindi è un cannibale. Oh, cavolo. Scrigno! Aprilo. Sfera pre... What? Sfera premium. Non ho la minima idea di cosa sia, non mi ricordo. Ok, ci dovrebbe essere un altro stemma da qualche parte. Sì, sto ignorando il boss. Non ho la minima idea di dove sia lo stemma. Lo cercherò più tardi. Comunque, non andate direttamente contro il boss. È un suicidio. Oh, maledetta pianta! Ho detto ora di non andare contro il boss e tu ti metti vicino al boss. Allora, comunque, quello che bisogna... No! No, 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 no! Mi ero dimenticato questa parte. Quello che bisogna fare in pratica è, a parte non farsi afferrare da queste piante malefiche, distruggerle tutte quante. Ok, sta morendo. No, non mi prenderai così facilmente. Dai, 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 dai. No! Pensavo di riuscire a distruggerla. Ok, dov'è? Questa è troppo vicina. Se non se ne va da lì. Allora, vediamo. Wow! Beh, se ci tieni, mi occuperò prima di te. Oh, cavolo, sta per fare... Phew! Quando spalanca le fauci, quando fa quella cosa con i denti, sinceramente non so se definirli denti, visto che sono parte di una pianta. Ecco, quando fa così, vuol dire che sta cercando di afferrarvi per mangiarvi. E dovete scappare. Anche loro scappano. E scappano nei punti più sbagliati, naturalmente. Ok, tu sei qui. What? Dove sei? Ah, ok, eccoti qui. Tu stai morendo. Ok, perfetto. Finché non sprigiona la nuvola velenosa è tutto a posto. Wow! Dai,
Dov'è l'altra pianta? Eccola qua. Ecco, a questa nuvola dovete stare attenti perché letteralmente vi toglie energia. Odio combattere vicino al boss. Ah, ok, lì c'è. Ma lo stai facendo apposta? Cioè, dico che odio combattere vicino al boss. Vedo una pianta lontana dal boss. Ci vado e questa si avvicina. Oh cavolo, via. No, mi ha bloccato lui con le sfere. Il punto è che credo che non ci sia modo di liberarsi da questa tecnica. Quindi appena ti prende e basta. Oh. È tornata sottoterra. Oh, eccola lì. Dai, fatti ammazzare. No. Ora sbatte i denti, esatto. E io ritorno alla carica. Di nuovo, di già. Oh, hai fame, eh? Mi dispiace, ma sono piuttosto indigesto. Oh, cavolo, via. Ok, all'attacco. L'ultimo colpo, andato. Ti chiami necroparassita tu, eh? Ok, quella bara dà un senso al tuo nome. Curiamoci un po' che è meglio. Tu sei dentro un sasso, lo sapevi questo? Beh, questo mi permette di fare così. No, non me lo permette. Via! Maledetto bug dei sassi. Via! Schivo le sfere d'energia. Ok, sono pronto? Cavolo, non posso usare il mio limite. Vai, quando gli distruggete tutte le piante rimane un po' così e dovete approfittarne per colpirlo il più possibile. E poi allontanarvi appena torna normale prima che faccia questo. Ok, se mi avessero fatto un colpo in più avevo la barra limite attiva e potevo fargli molto più male. Ma vabbè, fa niente. Aia, per un pelo. Ok, questa pianta non sta opponendo grandi resistenze. Come non detto, si sta ribellando. Però non tenta di mangiarmi. Sì, adesso che ho parlato ci proverà. Non ha fatto in tempo. Comunque gli ho tolto già 2 barre di energia. Senza usare il limite. È già un buon traguardo. Usiamo un'altra energia. Via. Più. Forza. Via. No, mi ha colpito. Quello che mi preoccupa è che c'è una sfida in cui bisogna fare tutta questa missione senza farsi colpire. E quella mi preoccupa. Non ho la minima idea di come farla. Ok, andiamo. Ancora? È la terza volta di fila. Mangiati un crackers piuttosto. Senti, guarda, ti offro un panino. L'importante è che mi lasci stare. Aia. Ok, niente panino per te. Muori. Devi morire. Oh, stai morendo. Come sei aggressivo? Va bene, va bene. Se vado nell'aldilà te lo offrirò un panino. Ok, ne sono rimasti solo due. Non ti avvicini. Dietro di me? Perché? Stavo comunque arrivando da te. Ai ai ai.
Ok, continuiamo così. Occhio a queste sfere. Ok, via. Per un pelo. Ok, no. Anche qui. No. Senti, ma con tutti gli Earthless che ti sei mangiato, come fai ad avere ancora fame? Ok, l'altro è dall'altra parte del campo di battaglia. Tanto per cambiare, vicino a un sasso buggato. Ok, sei andato sottoterra per spostarti di mezzo centimetro? Sono indeciso se usare o no. Via una pozione. Perché se la uso, non una pozione, un'energia. Se la uso vado sul sicuro. Se non la uso, appena ho distrutto questa pianta, posso usare il limite. La uso perché mi sa che il limite mi rimane comunque. Esatto. Oh, cavolo. Stupida pianta invincibile quando fai certe mosse. Io ho dato 3 colpi, non ne ha preso nemmeno uno. Via! Ok, l'ultimo e poi. È ora di farti male. Oh, sono entrato nella nebbia. Vai ancora! Non è finita. Via! Ok, comunque è praticamente morto. E questa pianta è invincibile. Oh, via! Usiamo questa energia. Non sta andando male come battaglia. Ero abbastanza preparato a quanto pare. Wow, schivo! No, non le ho schivate tutte. What? Due vicini? No. Cos'è un palleggio? Quello mi ha colpito e questo mi ha mangiato. Lasciami. Oh, cavolo, forza. Dove sono? No, la nebbia. La nebbia velenosa del cavolo. Oggetti? Assolutamente niente di utile. Ok, qua c'è la pianta che stavo distruggendo, per fortuna l'energia funziona bene. È un ottimo incantesimo. Aia. No, via. Ok, uno è andato. Ancora tre e la battaglia è finita. Dove sei andato? Ok, non ti sei spostato di un centimetro. Perché l'hai fatto? Giusto per farmi perdere tempo, eh? Ok. Dai. Via. Dai, che sei quasi morto, non opporre resistenza. Tanto è inutile, ho vita piena. Forza. Sei morto? Adesso sì. Ok, ne mancano solo due. Uno è qui. E ha vita piena. Ah, e comunque mi manca ancora il risveglio. Quindi sì, ce la faccio senza problemi. Oh, cavolo, via! Ok. Di nuovo? Ui. Basta cercare di mangiarmi. Scusa, ogni volta mi sputi. Quindi deduco che non ho un buon sapore. Allora perché continui imperterrito a mangiarmi? Lo sai solo tu. Forza, rimani soltanto tu. Ormai la battaglia è finita, arrenditi.
Dai. Se il primo colpo fosse quello più forte e non fosse l'ultimo, quello più potente, avrebbe già perso. Ok, dai, 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 dai. Che altre due combo complete ho fatto. Andato! Oh cavolo, devo togliergli tutta la vita. Dai, dai, dai. Sta andando bene, sta andando bene. Vabbè, anche se si riprende, continua a ucciderlo. Addio! Oh, missione compiuta. Mi manca soltanto lo stemma da trovare. E tu stai per esplodere? Oh, anche i necroparassiti hanno un cuore. Quindi eri un Earthless. Davvero? Missione conclusa. Torniamo al castello. Aspetta a tornare al castello. What? Mi ha visto. Un mantello nero, spaventosi tentacoli neri. Sì, ho trovato! Oh mio Dio, cosa vuole fare? Aspetta, prima di tornare in quel posto, diamo un'occhiata in giro. No, nemmeno saltando qui non c'è lo stemma, decisamente. A meno che non sia qui. No, non è qua. Forse dall'altro lato? Dall'altro lato si esce. Un attimo, dove si va qua? Io sono arrivato dal ponte. Ah, si arriva da entrambe le parti. Si può passare da entrambi i posti. Nonostante tutto, ancora niente emblema. Possibile che l'ho preso e non me lo ricordo? Non ne ho la minima idea. Comunque non me ne vado senza aver la certezza di averlo preso. Quindi devo ricontrollare tutto. Ok, qua non c'è. Qui ho già controllato. Qua non mi sembra proprio. Qui nemmeno, e poi non ci sono molti posti in cui potrebbe essere qua. Torniamo alla città. Sì, è perfetto. Non crede, dottore? Sì, davvero niente male. What the f... Quello dovrebbe essere Roxas. Un oscuro messaggero di terrore e disperazione. Furtivo e astuto, appare dal nulla con tentacoli neri che gli spuntano dalle mani. E sotto il suo mantello nasconde un tremendo arsenale di bombe. Perché un arsenale di bombe? Un mostro come questo farà accapponare la pelle anche ai meno paurosi. Affascinante! Sarà questo il momento culminante del prossimo Halloween? Proprio così! Ho avuto questa idea solo pochi minuti fa. Beh, hai la mia piena approvazione. Questa volta hai avuto proprio un'idea originale, Jack. Sono contento che le piaccia. Non vedo l'ora di iniziare a costruirne altri. Perché vuoi costruirne altri di quegli abomini? Oh, cavolo. Un momento.
Questo dovrei essere io? Lo so, è scioccante. Non mi somiglia per niente. È una citazione di un film questa. Johnny Stecchino. Ok, non so se questo. Non so se è proprio una citazione. Una citazione voluta nel gioco. Boh, potrebbe essere. O forse è solo una coincidenza. Ok, vediamo un po'. Non riesco a vedere se c'è quello stemma. Qui dentro cosa c'è? No, niente. No, decisamente se c'è è davvero ben nascosto. Magari nel sottoscala? Sarebbe stata una trollata assurda. Dentro la ghigliottina? No, nella fontana no. Questo coso va distrutto! Non posso distruggerlo. È talmente orribile che persino il Keyblade si rifiuta di colpirlo. Ok, non lo trovo. Spero di averlo preso. Senza accorgermene. Tornare al castello? Yes! Dopo 30 minuti, boss. 31 minuti ci sta. Dolcetto scherzetto. Oh, non vi è bastato, eh? Che? Occhio! Wow! Sono loro che hanno l'arsenale di bombe, altro che io. Beccato! Ok, questa mi è venuta orribile questa voce, però è adattissima al personaggio. Di nuovo. Ah, sono sempre i soliti. Oh, che tipo missione normale. What? Ah, sì, perché. No, niente. Oh, Energiga! Uno degli incantesimi più inutili, secondo me. Oh, salto temporale. Arriviamo al giorno 276. Disordine. Questa è la scena di Kingdom Hearts 1. Cosa ci fa Roxas alle Isole del Destino? Ah, ecco da dove prendono le conchiglie. Xion. Xion! Sicuramente. Dovevi sapere che prima o poi sarebbe successo. Per quale motivo? Perché nei tuoi ricordi sei stato in molti mondi prima di arrivare in questo. E ovviamente in quei mondi hai incontrato solo esseri appartenenti all'oscurità. Ecco cosa rimane del tuo cuore, i ricordi più oscuri. I tuoi ricordi di casa sono scomparsi, tutti quanti. Non è vero? Ricordo tutti gli abitanti delle isole. Sono i miei migliori amici. E chi ha rinnegato quegli amici? Forse hai dimenticato le tue stesse azioni. Sei stato tu a distruggere la tua casa. Chi sono? Cosa ci faccio qui?
Non ero sicura di rivederti. Mi avevi fatto una promessa. Ho promesso di badare a Sora, me lo ricordo. Scusa, non sono sicuro di averla mantenuta. Bene. Mi ero dimenticato il bene. Cos'è successo? Mancano alcuni ricordi di Sora. Com'è possibile? Stanno passando dal nessuno di Sora a una terza persona. E ora iniziano a diventare parte di lei. Non puoi recuperare i ricordi? Penso di sì, ma solo se sono ancora separati. Se dovessero unirsi ai suoi, le cose diventerebbero molto più complicate. Dovrei districare la memoria per completare la sua memoria per completare quella di Sora. È un lavoro che doveva durare mesi, potrebbe richiedere diversi anni. Diz si arrabbierebbe molto. Allora qual è la soluzione? Se decidessi di intervenire e riordinare la sua memoria, Sora potrebbe svegliarsi e scoprire che nessuno si ricorda di lui. Non posso fargli questo. In ogni caso è troppo tardi, il suo risveglio dovrà essere rimandato. Non pensavo che quella persona e il nessuno di Sora avrebbero lottato così duramente. Purtroppo l'unica vera soluzione è che entrambi spariscano. Lo sapevi che all'inizio non aveva un volto? Solo ora si riesce a riconoscere in qualcuno. Ciò dimostra che alcuni ricordi di Sora sono dentro di lei. Alcuni dentro di lei, alcuni dentro di Sora e altri dentro il nessuno di Sora. Ormai non posso più distinguerli, posso soltanto raccogliere i pezzi quando tutto sarà finito. D'accordo. Oh, a quanto pare anche Roxas sa aprire i portali. E perché non lo fa mai? Quindi io non dovrei esistere. Beh, ora cosa intendi fare, Xion? Voglio stare con voi due. Allora torna indietro con noi. Non posso. Non in questo stato. Ma cosa posso fare per diventare come voi? Sta durando parecchio questo filmato. Non lo facevamo da un secolo. È passato tanto tempo, eh? Oggi sono andato in spiaggia per la mia missione. Ho visto una ragazza che somigliava molto a Xion.
Purtroppo non sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza. Forse me lo sono immaginato. A dire il vero, forse questa giornata è stata solo un sogno a occhi aperti. Un sogno da cui mi sono appena risvegliato. So che può sembrare assurdo, ma ricordi che avevamo detto di andare tutti in spiaggia? Credo di averla vista solo perché volevo che Xio non fosse lì. Vuoi andare a cercarla? Cosa? A partire da domani useremo ogni momento libero che abbiamo per cercare Xion. Ok, sì, ci sto. È già passato un giorno. Ricerca. Ok, questa era la 59esima parte di Kingdom Hearts 358/2 e ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.